Questo Moto G60S è indubbiamente bellissimo ed è caratterizzato da un retro cangiante con questi colori che si alternano fra il ghiaccio e l'azzurrino in base alla luce che ci riflette sopra. Questo telefono è caratterizzato da un display da 6,8 pollici con risoluzione Full HD Plus, quindi un display di tutto rispetto, molto molto grande. IPS LCD da 120 Hz, quindi un refresh rate velocissimo, velocissimo come anche il lettore di sblocco delle impronte, posizionato sul retro in maniera classica con il logo Moto Motorola, la vecchia amata Motorola. Il sensore, anche se non è sotto display, essendo un LCD, non poteva essere messo sotto display, sappiamo, quella è una tecnologia implementabile solo nei display AMOLED. Possiamo però dire che questo sensore è veramente, veramente veloce. Il display, abbiamo detto, è gigante, 6,8 pollici, ci permettono di fruire dei contenuti multimediali quali film, video o anche una semplice chat, una ricerca su internet, uno scroll in un motore di ricerca o in un social in maniera veramente fluida ed estrema. Fluidi saranno anche i videogiochi, proprio perché lui, grazie all'Helio G95 di MediaTek, ormai sappiamo come anche MediaTek abbia affinato, velocizzato i nuovi processori che produce, così che tutto scorrerà veramente in maniera fluida, quasi fulminea, non ai livelli di un top, ma certamente è soddisfacente, grazie appunto al processore, alla GPU e al display con refresh rate alto. Tutto sarà veramente, veramente fluido. Le fotocamere sono di tutto rispetto, a partire dal sensore principale, che è un 64 megapixel, quindi tanta risoluzione, e un'apertura focale da 1.7, questo vuol dire una luce in entrata veramente alta, scatto molto veloce, quindi non ci sarà il tempo di far venire il tremolio alla foto, quindi le immagini saranno ferme, anche se lui non ha la stabilizzazione ottica, ma ha una stabilizzazione digitale, gli scatti saranno comunque belli fermi. Lui è dotato ovviamente anche dell'ultra grandangolare, quindi nessun problema nello sbizzarrirsi, nel voler fare una foto a qualsiasi cosa ci ritroviamo davanti. Lui sarà sempre pronto, scattante, performante, e certamente il risultato è buono, come vedete anche voi stessi dalle foto. Il 4K che lui riesce a registrare purtroppo si ferma a 30 fps, niente di male, perché possiamo ovviamente andare al 1080p con risoluzione quindi più che buona a 60 fps, e quindi diciamo nulla è ovviamente perduto. La batteria è un'unità veramente importante, abbiamo infatti al suo interno una batteria da 5000 mAh, ecco perché il telefono è spesso, parliamo di 9,6 mm per un peso che supera di poco i 210 grammi. Non è certamente un problema, al mondo d'oggi siamo abituati ad avere telefoni grandi, chi ha già un telefono grande non sentirà ovviamente questo peso, e anche perché è molto ben bilanciato. Quello che fa veramente piacere è che non abbiano montato una batteria da 4300-4500, ma una 5000 come unità è veramente tanta roba. Anche perché con un display così grande, un refresh rate così alto, e un sistema così performante, ben ottimizzato, beh, indubbiamente fare le operazioni al telefono sarà un piacere, quindi passarci del tempo sarà automatico, e quindi parliamoci chiari, magari lo usiamo anche per quel qualcosa in più, proprio perché ci stiamo bene, lo usiamo bene, è veloce, è fluido, quindi è veramente un telefono consigliato. Io come sempre vi lascio in descrizione qualche link utile, magari a qualche promozione in corso per prenderlo al miglior prezzo disponibile ad oggi su Amazon. Come sempre, se il video vi è piaciuto, sapete cosa fare. Ciao!